recentemente idee non ci sono i saluti quelli di convenienza. A noi non ci piacciono i saluti per convenienza, per educazione, perché si deve. Noi scegliamo di accogliere per i nostri saluti quelle persone che sono davvero significative presentemente e che per davvero scelgono di portare nel cuore e nelle azioni quei valori nei quali noi crediamo. E quindi voglio dare il benvenuto a Gianluigi Pirazzoli, presidente della Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina di Bologna e di Anasta Emilia Romagna. Chi ha già partecipato ai nostri Sentemente Day già lo conosce e per noi è fondamentale averlo qui oggi. E quindi, buongiorno presidente, ben arrivato. Grazie Elena. Sono davvero curiosa di sentire i suoi saluti oggi, perché chi la conosce sa che ha un modo tutto suo, unico, creativo, ma altrettanto chiaro per dare il via a questo evento. Quindi grazie Presidente per essere qui e a lei la possibilità di salutare le persone qui presenti. Grazie Elena, buona giornata a tutti. Se non fossi in parte quello che lei mi definisce, la ringrazio, penso che non avrei mai partecipato assentemente, che ancora oggi, nonostante 2 anni veramente di cammino difficile, che ha riguardato in maniera molto pesante il mondo sociosanitario degli anziani, ci fustiga e ci invita a riflettere su un percorso veramente difficile, che è quello appunto della scontenzione. Se vuole la mia parola, dopo aver visto quello che avete proiettato, ce n'è una sola, che è indignazione, ma poi dietro ne vengono tante altre, sulle quali invito tutti a riflettere, che sono: ma io ho fatto abbastanza? Ma io mi sono dato da fare? Ma io non ho scelto la via più facile? Perché la bellezza della cura consiste nel cercare di dare il meglio di se stessi, e quindi la bellezza della cura consiste nell'interazione, come voi avete più volte detto. Allora, siccome noi siamo fatti di scelte conseguenze, e tutti quelli che mi conoscono lo sanno, io dico che bisogna che prendiamo coscienza della nostra responsabilità, perché il pensiero viziato che ci fa pensare che se dipende da tutti allora non dipende da nessuno, è una cosa che ormai non ci deve più appartenere. È merito e colpa di tutti, e tutti contano nel cambiamento. Quindi la giornata di oggi, che sarà sicuramente una giornata speciale, pur non potendo guardarci negli occhi e abbracciarci, deve farci proprio riflettere su questo. Non scegliamo mai la via più facile. La bellezza della cura per i nostri anziani consiste nel dare il meglio di noi stessi. Ho letto una delle slide che ogni tanto proiettavate, che diceva: se tu mi guardi esisto, perché il mio più grande desiderio è sentirmi vivo. Ecco, questa secondo me è la bellezza della cura, far sentire vive le persone che si affidano a noi. Credo che la cosa più importante, e con questo chiudo, e mi rivolgo veramente a tutti coloro che ci ascoltano e che so per certo, perché l'ho visto in questi 2 anni, l'ho visto, l'ho sentito, non solo nella mia struttura, perché credetemi, io ho visto delle persone che hanno veramente dato il meglio a se stessi, che hanno dato di più di quello che potevano per cercare di combattere questa enorme pandemia e per salvare i nostri anziani. Quindi quello che vi dico è: scegliete il vostro cammino e metteteci il cuore, perché se lo farete con il cuore sarete arrivati ancora prima di partire. Quindi buon sentimento a tutti, e mi raccomando, pensate sempre col cuore oltre che con la mente. Grazie.